Buongiorno amici, aiuto, da me e dal mio sexissimo outfit la smetterò di prendere in giro la mia faccia tutto il tempo perché un paio di ragazzi mi hanno fatto presente in due vlogmas fa, mi sembra, devo rispondere ai commenti, che non è carinissimo sentire che mi sminuisco così tanto, più che altro perché è una cosa negativa per la mia autostima e poi vabbè mi dite che non è vero perché siete super dolci. Avete ragione comunque, nel senso che tendo a ironizzare su di me un po' troppo e a offendermi da sola un po' troppo, nel senso a criticarmi, ecco, non a offendermi. Ma io non lo faccio per qualche motivo particolare, ma più che altro perché purtroppo ormai è abitudine ed è brutto dirlo così, però ecco, sì, dovrei cercare di smetterla di prendermi in giro così tanto perché... Che sì, perché insomma poi tra l'altro semplicemente vi faccio vedere struccata, non è che mi faccio vedere chissà in quali condizioni. Però ecco, lo faccio bonariamente, ecco, tra virgolette. Comunque, quindi non vi dirò niente della mia faccia, anche se comunque sono struccata, quindi potrei avere ancora la faccia un po' da sonno, ecco, quello sì. Comunque, sono le 10, io stavo cercando di organizzare un attimo la mia gita al supermercato per comprare le cose da bere per sabato sera, perché siccome siamo tanti dovrò prendere tante cose da bere, ci vuole tanta birra e niente, quindi adesso devo decidere se andrò oggi pomeriggio oppure domani mattina, perché così sabato mattina faccio consegnare tutto nell'appartamento dove festeggerò. E nel frattempo mi sono presa adesso i miei due quadernini, guardate quanto è bello quello di Just Eat con le polpette, con tutti gli schemi che ho fatto dei libri per l'esonero, perché adesso è arrivato il momento di rivedere tutte quante le cose, vedere se c'è qualcosa che manca e cominciare a ripetere perché ho oggi e domani per farlo. E sono ancora in pigiama perché lo faccio sempre. Io prima di, quando devo studiare per un esame, prima di fare qualunque cosa studio, poi dopo mi faccio la doccia, mi lavo, mi preparo, se poi devo fare qualcosa, uscire ovviamente per poco tempo, poi ritorno a casa e ricomincio a studiare. Però se la mattina mi comincio a preparare perdo troppo tempo, quindi aspetterò. Dopo aver fatto, diciamo, studio un paio d'ore e poi devo montare il vlogmas di ieri perché ieri sera ero troppo stanca. Infatti anche stamattina ho dormito fino alle 9 perché ieri comunque mi sono addormentata a mezzanotte e mezza circa e avevo un sacco di sonno arretrato perché questi giorni mi sto svegliando abbastanza presto, in particolare ieri mi sono alzata alle 6 e mezza, dovevo recuperare un po' di sonno. Ciao Pupi! Ciao Pupi! Pupi! Dammi questo giochino! Dammi questo giochino! Fammi giocare! Dammi l'altra parte! Questa lunga voglio! È mia! È mia! Amici, Giulia è un po' in coma oggi. Ok, non si può neanche riprendere. Io ho appena fatto un karaoke molto stupido natalizio su Instagram, però sono stata molto felice di averlo fatto. E mi sono lavata i capelli, quindi i capelli sono più sistemati, la mia faccia non tanto, però i capelli sì. E adesso mangiamo. E poi mi trucco perché poi vado a prendere un caffè con Gianni che cercherò di riprendere, vediamo se si fa riprendere, non lo so. E mi devo, cioè, un po' truccare perché sennò così poverino si spaventa. Inception! Eccomi, allora mi sono sistemata quel tantino per essere un pochino più presentabile e tutto quello che ho fatto è stato mettere un po' di correttore everywhere, un po' di cipria, ho fatto un po' di contouring per dare dimensione al viso e poi ho messo tanto tanto mascara. Questo è sempre la Love Extreme di Essence, che è sempre il mascara migliore dell'universo per quanto mi riguarda, lo sapete che lo ricompro in continuazione. Ho fatto questa cosa non definita ai capelli perché si stavano un po' gonfiando e quindi volevo un attimo sistemare, ecco. Niente, vabbè, come avete visto mi sono anche vestita, lavata e tutto quanto. Adesso ho un'oretta circa prima di uscire per vedere Gianmarco e ho deciso che gli porterò Woody se riesco, se il tempo non peggiora particolarmente. E quindi sono indecisa se fare la brava ragazza e finire di ripassare gli schemi del secondo libro, oppure se fare la cattiva ragazza e vedermi un paio di video su YouTube, visto che stanno facendo i vlogmas di tutti e io devo mettermi in pari con i vlogmas di tutti. E
Sì, ragazzi, devo anche farmi le sopracciglia, lasciate perdere, sono un po' disordinate, un pochettino ho sistemato sotto, però si fa quel che si può, perché sapete che non sono molto capace, però non mi piacciono neanche su di me le sopracciglia particolarmente disegnate, infatti vedete ho smesso completamente di disegnarmele perché sono una fan delle sopracciglia un po' così. Ciao amici, allora scusatemi il rossetto un po' sbavato, ma ce l'ho addosso veramente da tante ore e ho bevuto il caffè, ho mangiato qualche cracker, insomma. Allora, niente, io sono in giro con Woody, come sempre, e volevo fare un pezzettino adesso perché oggi ho ripreso veramente pochissimo purtroppo, ma più che altro perché oggi pomeriggio sono stata fuori con Gianni e non abbiamo ripreso niente alla fine perché dovevamo un po' aggiornarci con un po' di gossip, ma vi prometto che non mancherò occasione di presentarlo. E niente, quindi adesso stiamo facendo io e voi di questa passeggiatina e ho fatto questo pomeriggio, eccetera, me lo sono anche portato. E poi siamo andati a fare un po' di spesa, sono tornata a casa e mi sono messa un po' a parlare con i miei genitori per sabato, perché mio papà mi ordina tutte quante le cose da mangiare, abbiamo finito di ordinare qualche stuzzichino pre-cena e poi bisogna prendere tutte le cose da bere che prenderò sabato e quindi insomma stavo finendo di sistemare tutti quanti i dettagli, allora il pomeriggio se n'è un po' andato, infatti stasera dopo cena dovrò rimettermi a ripassare eccetera perché oggi non ho terminato quello che mi ero prefissata di fare, di ripassare e va bene. Tra l'altro io stasera in realtà vorrei andare avanti con Mindhunter e mi mancano 3 episodi, non credo che lo finirò oggi, però tra oggi e domani sicuramente, e però appunto la cosa che devo fare stasera è mettermi a ripetere, a ripassare un po' per Lessonevo e poi domani ci sarà la ripetizione finale e quindi domani veramente passerò quasi tutto il pomeriggio a studiare, quindi effettivamente non so quanto riprenderò e niente, comunque niente, ci aggiorniamo dopo, basta dire e niente. Amici, io sono un attimo impazzita perché sono andata su YouTube per vedere i video musicali di X Factor, perché sono usciti i videoclip dei loro inediti e quindi mi sono vista quella di Maneskin, che è bruttissimo, secondo me c'è un po' abbastanza trash, l'unica che si salva è Damiano, poi come ha detto Elvi, perché giustamente è così, ma poi ho visto quello di Nigiotti. E con mia estrema sorpresa, perché io purtroppo ignoravo tutto ciò, tra i consigliati, cioè non tra i consigliati, tra i video correlati, c'erano tutte le sue altre canzoni, perché effettivamente lui ha fatto Amici, da cui so che è, ma ha fatto Sanremo Giovani, ragazzi, cioè 2 anni fa lui era a Sanremo Giovani, io dov'ero 2 anni fa? Perché io non ho visto Sanremo Giovani 2 anni fa? Dov'ero? Non si sa. E quindi adesso sono andata a vedere. Sono pensando, ragazzi, sì, sono innamorata. Sono andata a vedere sul suo canale Enrico Nitotti Vevo ed è pieno di canzoni. Infatti ho visto adesso su Spotify che in realtà ci sono i suoi album. È pieno di canzoni. Pronto? Ciao nonna. E mamma sta un po' meglio adesso, però non c'è perché c'aveva una riunione allo studio. Nonna voleva sapere se mamma stava un po' meglio. E vi dicevo appunto che mi sono uscite tutte queste canzoni e ho visto che anche su Spotify ci sono tutti gli album di tutte quante le altre sue canzoni, quindi io posso passare la mia vita ad ascoltare Nigiotti. Effettivamente non ci avevo pensato perché siccome io sono innamorata persa, ragazze, da X Factor lo sto seguendo sempre, no? E non ho avuto minimamente il pensiero di andare a cercare se ci fosse qualcosa di quello che ha fatto in precedenza. E quindi adesso io mi andrò a cercare qualunque cosa. E ho visto che è pieno di video, ragazze, è pieno di video musicali di tutte le sue canzoni, anche di cover. E cioè, è tutto bellissimo, posso vedere Nigiotti per sempre. Niente, questa casa è tutto un telefono che squilla e i gatti che piangono. Vieni. Alvin piange. Vabbè, ragazzi, io sono veramente troppo innamorata, ma tra l'altro ho anche trovato un sacco di altri video dei Maneskin, perché insomma, allora lo sapevo che... Dove vai? Ciao. Ciao, amore, ciao. Ciao. Loro lo sapevo che facevano già cover, eccetera, perché avevo visto un altro video.
ma c'è anche un altro loro inedito comunque che era uscito prima di X Factor, ma adesso ho visto che ci sono un sacco di, cioè c'è la cover di Vieni a ballare in Puglia di Caparezza, c'è la cover di Back to Black di Amy Winehouse, tutta versione loro. Wow, Damiano è proprio bello, ragazzi. Io sono combattutissima per questa finale di X Factor, che tra l'altro sarà stasera per voi, perché questo video ovviamente uscirà domani, perché io non so minimamente se preferisco i Maneskin o Nigiotti, perché io vi giuro, non so come sia possibile, ma io li tifo allo stesso identico livello, perché sono innamorata allo stesso livello, sia di Nigiotti che di Damiano. Però in maniera diversa, perché Damiano è più innamoramento da ho 20 anni e quindi è un figo e quindi ok. Nigiotti è un figo, ma è talmente tanto dolce e protettivo che me lo sposo domani, non so se si capisce, insomma. Li amo troppo, come faccio a scegliere, ragazze? Lo so. Cioè, è anche vero che qualunque persona vinca, ha vinto anche l'altro, perché io a questo punto do per scontato che in finale sono loro due. Però, cioè, come si fa a scegliere? Niente, fatemi sapere se qualcuno di voi è impazzita come me. Più che altro, io mi vedo costretta a parlarvi di Nigiotti perché è proprio un innamoramento il mio. Cioè, io sono proprio innamorata. Cioè, io, se domani lui venisse a Roma, io gli chiederei di sposarmi subito. Cioè, glielo chiedo io, senza aspettare che faccia l'uomo, glielo chiedo io. Anche se purtroppo è felicemente fidanzato. Vabbè. Invece Damiano è tipo un'avventura, perché sì, è proprio bello. Ma come si fa? Come faccio a essere così innamorata sempre delle persone che sono irraggiungibili? A parte nella vita reale, che è mai una gioia, ragazze, veramente. Io sono la regina della friendzone e soprattutto dell'invaghimento per persone improbabili con vite disagiate. Ve ne parlerò in un video, ragazze. Farò un video sulla mia vita disagiata perché io mi innamoro costantemente di persone con problemi, cioè con persone con vite complicate che quindi poi non hanno posto per me nella loro vita. E poi per farmi passare l'innamoramento ci metto anni. Vabbè. Niente, Enrico, questo è un appello comunque, se vuoi venire da me io ti aspetto per cantare con te le canzoni, ovviamente, non pensare male. Vabbè, basta, vado a vedere Mindhunter, ho bisogno di riprendermi perché se passo la mia serata a guardare Nigiotti poi mi metto a piangere perché c'è tutto beccato una canzone che si chiama tipo Libera nel mondo, tutta stile Alex Baroni, che io ho cominciato veramente a avere i lacrimoni, ho detto vabbè chiudo, 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 faccio questo pezzo del vlog per raccontarvelo, sto impazzendo, guardate i miei occhi come sono lucidi, sono innamoratissima, ciao. Amici, io mi sono struccata, qui sono un po' rossa come sempre, non spaventatevi, è solo che ho la pelle molto sensibile. E niente, quindi questo vlog finisce qua. Scusatemi se oggi ho ripreso così poco, però purtroppo avvicinandosi l'esonero ho avuto veramente tante cose a cui pensare oggi. Anzi, in realtà non ho neanche studiato tanto quanto avrei dovuto. Questo vlog quindi finisce qua, ragazzi. Scusatemi davvero se oggi ho ripreso così poco e più che altro ho ripreso soltanto me che parlavo, che so che non è una cosa che in tutti apprezzate. E mi dispiace, però purtroppo ho avuto veramente tante cose a cui pensare oggi. Un po' si sta avvicinando l'esonero, anche se avrei dovuto studiare un po' di più. Infatti, domani mi toccherà un mega ripasso. Cioè, so di essere pronte, di potercela fare, però oggi avrei dovuto fare un po' di più e mi sono fatta un po' prendere invece da altre cose, organizzazione della festa. Domani sera, come avevo anche detto, andiamo a vedere la finale di X Factor a casa di amici dei miei, siamo tantissimi, abbiamo fatto tutta una mega serata e io sono molto contenta di andare, però complicherà un pochettino alcune cose perché intanto domani non avrò la serata libera per studiare a casa perché appunto c'è X Factor e quindi in ogni caso non avrei studiato. Poco a poco, quando torno devo assolutamente montare il vlog che girerò domani perché venerdì alle 11 devo stare all'università per fare l'esonero che finisco alle 14 e poi devo fare ripetizioni. E quando torno dovrò comunque continuare a preparare le cose per sabato perché poi sabato bisogna fare un miliardo di cose, però insomma sono felicissima perché mancano 2 giorni al mio compleanno praticamente e sono un sacco contenta veramente quest'anno. Più del solito non vedo l'ora che arrivi. Io sono sempre super contenta quando arriva il mio compleanno, ve lo dico non perché mi devo vantare di chissà cosa, perché alla fine c'è il compleanno di tutti, ma è proprio una giornata speciale per me e soprattutto
dopo il 2017, che è stato un anno veramente brutto, 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 sono successe tante cose veramente spiacevoli che hanno ricordato sia me, ma soprattutto la mia famiglia, le persone che mi sono vicine, e quindi ovviamente hanno intaccato anche me un po', che mi hanno provato veramente tanto, hanno provato tanto i miei genitori, la mia famiglia in generale. È stato veramente un anno difficile e il mio compleanno mi serve. Quest'anno ho bisogno proprio di questa giornata, di fare questo festeggiamento con gli amici. Ma ho voluto anche che partecipassero i miei familiari perché ho voluto che il mio compleanno fosse un po' un'occasione per rivederci tutti quanti e scherzare con un bicchiere di spumante senza pensare a tutti i problemi che fortunatamente piano piano si stanno risolvendo, però è stato veramente un anno impegnativo per noi. Va bene, dopo questo discorso filosofico che mi viene sempre quando sono stanca, adesso vado a dormire e mi metto un pochino a leggere Poirot perché alla fine ieri sera ero stanca e non ho letto, invece stasera mi va di continuare a rivedere com'è la storia. E noi ci vediamo domani. Buonanotte.